This is the first mass movement in history that isn't asking anything for itself. Trecentomila manifestanti senza servizio d'ordine, il risultato è che ci hanno massacrato. Hanno devastato la città. Che cosa si aspettavano? E noi siamo più utili sul posto a raccontare davvero le cose che accadono. Cos'è che rischiamo di fare 30 morti oggi, sì? Cazzo! Qui ci sono dei problemi seri da affrontare. I treni per il deflusso che non ci sono. I genovesi che non ne possono più. Io non devo andarmene da sto posto del merda. Per dormire stanotte. Alla Diaz, c'è ancora posto. Non è lì dove si sono rifugiati i Black Bloc? Mattia Sbragia, l'Ischia Film Festival compie 10 anni, un compleanno importante, tra l'altro lei è un amico di questa kermesse sin dalla sua nascita. L'Ischia Film Festival compie 10 anni, ma Mattia Sbragia, 40 anni, più. 40 anni e più di carriera, nel suo album personale dei ricordi, nel suo diario personale, quante ne ha viste? Come ha visto cambiare il mondo del cinema e volendo anche della fiction? Perché Mattia Sbragia non è solo cinema, ma anche piccolo schermo. Tu mi vuoi far dire delle cose che non si devono dire. È un diario, quando si apre un diario. Un diario. Ai tempi in cui io ero ragazzino pigliavo 6.100 lire al giorno, pari a 2 euro, 3 euro, pari a 3 euro di oggi, con i quali mi mantenevo e andavo in giro. Si facevano delle compagnie che cominciavano a settembre e con lo stesso spettacolo si arrivava senza un giorno di interruzione, a parte la settimana che avevamo introdotto noi, che eravamo degli avveniristici, natalizia, si andava senza soluzione di continuità fino alla fine di maggio. A maggio, mentre si finivano le repliche della tournée invernale, si incominciava a provare l'estiva, che andava in scena i primi di giugno e chiudeva i battenti alla fine di agosto. Questa era la stagione teatrale italiana solo 40 anni fa. E dico solo perché 40 anni sono mezza vita di una persona, quindi non è un tempo inenarrabile. È inenarrabile quello che è successo nel nostro paese come degrado politicamente voluto, cercato e operato, culturalmente parlando. Si sono chiusi i teatri per aprire i supermercati, oggi i supermercati sono in crisi e i teatri non ci sono più. Si sono chiusi i vivai, come venivano chiamati una volta, i piccoli teatrini, i laboratori, certe scuole che avviavano realmente professionalmente i ragazzi. Fuori classe poi. Tutti noi siamo nati là, se pensi che io i miei primi spettacoli li facevo al Beat 72, fondato da Carmelo Bene, da Ulisse Benedetti, che facevano gli spettacoli d'avanguardia. E facevamo tutti parte della stessa, la Manuela Kusterman, Giancarlo Nanni, eravamo tutta la stessa leva di gente che ha poi fatto il teatro che ancora oggi gira, ma che è stato veramente malversato, come un qualcosa di spurio, come un bubbone da epurare dalla propria pelle. Questo è il vero tessuto della cultura italiana, la diffusione di Pirandello ne dimostra qualche cosa. È stata martoriata anche quella, non si è fatto mai neanche più un Pirandello, si è detto che la cultura è una cosa noiosa, basta, non è vero, avete tutti studiato, avete tutti fatto l'università, sapete quanto siete stati malversati avendo studiato ed essendo poi finiti a dover essere trattati come degli imbecilli facendo il netturbino, senza nulla togliere al grande mestiere del netturbino. E adesso cosa può dare, cosa può dirci il cinema in queste nuove stagioni? Ma io vedendo quello che gira, perché poi indipendentemente dal fatto se fai o meno un prodotto, perché poi dipende da molti fattori, vieni preso o non vieni preso, qualcuno si interessa a te, qualcuno non si interessa, comunque i progetti girano. Vedo che c'è finalmente un rinascere di narrativa, di impegno, non dico sociale, ma impegno civile quantomeno, un interesse a riesaminare la propria situazione e riesporla verso gli altri per capire dove siamo e dove stiamo andando. E questo è molto intrigante e per me molto stimolante. È un periodo difficile, pesante, in cui dovremmo far rivalere il diritto della cultura. Però è un diritto d'identità. Scusa se ti ho interrotto.
Mattia, Ischia Film Festival, il cinema, il turismo, le location, le film commission e via discorrendo, quanto possono aiutare a risollevare un pochino le sorti economiche del paese, almeno per quanto riguarda un determinato settore? È il più grande spreco di soldi in poco tempo, lo dicono addirittura i finanzieri, cioè quando tu spendi in 5 settimane, 7 settimane, 8 settimane quando il film è in supplesso, tu spendi tra i 5 e i 100 milioni di euro, è uno spreco di denaro pazzesco e intorno a cui ruota un'industria. Non so quanto possa servire, serve a nutrire l'immaginifico delle persone che si siedono davanti alla televisione, serve a tentare di veicolare un poco di conoscenza letteraria, oramai la gente non sa neanche più scrivere il proprio nome, fa impressione questo, la gente che esce dall'università e non sa scrivere il proprio nome è veramente vergognoso, anche perché nessuno si pone il problema di cosa succederà fra 15 anni, perché quella gente che non sa scrivere, ma perché dovrebbe sapere operare dentro un ospedale? Perché dovrebbe saper fare bene un processo? Perché dovrebbe far bene il proprio mestiere se non sa neanche scrivere, se non ha un minimo di cultura? Scusa, batto su questo perché è stata veramente un'operazione al massacro sulla cultura italiana e vedo tanta gente che ne è interessata, che vuole sentirne parlare, è inutile che ci raccontiamo fregnacce, è stato così e ci vuole l'impegno di tutti, nostro nel proporre delle cose nuove, vostro nel venirci a vedere, nell'aiutarci a far sì che questi sforzi nostri non cadano in vano, perché è comodo stare su una poltrona, ma non serve assolutamente a niente e in più si ingrassa. Ci hanno lanciato di tutto, gridavano 4, sono solo 4. E anche assassini, assassini. Squadre 2, 4, 6, allinearsi alla mia destra. Io i miei non li tengo più. Fermatevi, basta!